Signora Maria, innanzitutto felicitazioni per questo riconoscimento. Lei ha fatto nascere 4.000 bambini in questa realtà comunale. Sì. Cosa ha provato quando il sindaco le ha consegnato quella targa l'altra mattina? Un'emozione che non si può descrivere, perché è stato veramente molto bello. Pare che lo desidera. Quel riconoscimento, perché è stato veramente una cosa sentita, voluta da tutti. Lei ha fatto nascere 4.000 bambini nel corso della sua attività professionale all'ospedale di Formia, di Minturno e poi anche a Formia. Senta, ora i bambini nascono con il contagocce, perché secondo lei? Perché non c'è più amore. L'amore non c'è più. Sia da parte delle persone che le seguono queste donne, che hanno bisogno di amore, hanno tanto bisogno, perché far nascere un bambino oggi è una cosa che si deve sentire dentro, non si sente più. Un bambino è un problema, un ostacolo? Per la gioventù di oggi sì, per il lavoro, per tutto forse. Sono cose che io non posso magari descrivere, non le conosco. Però io quando nasceva un bambino era una gioia immensa, perché le mamme ti si affidavano, ti volevano bene, ti seguivano. Anche durante la gravidanza mi dicevo: Maria, mi segui? Oppure dopo il parto, quando cadeva rompe il dito, io andavo a casa, l'andavo a aiutare, le consigliavo come fare. Oggi non lo so come fare. Siccome lei è una signorina, nonostante tutto, cosa prova quando sente dai media, dai telegiornali, dalle radio, da internet, quelle notizie un po' antipatiche, un bambino trovato in un cassonetto dell'immondizia? È un dolore profondo, che non si può descrivere. Come fai un bambino abbandonato, perché i genitori non lo possono seguire o non lo vogliono più seguire? E questo non stiamo a noi a giudicare. Signora Maria, lei ha avuto questo riconoscimento anche per un altro merito, che non è secondario a quello per il quale appunto la stiamo intervistando. Lei ha formato tante generazioni di ostetriche. Sì. Non le ho formate io, la scuola. Perché io sto andando a Roma, col professor Cattaneo, e c'era la maestra Rosa, a me mi ha aiutato molto Don Raffaele, era il parroco di Tremenzuoli, perché io naturalmente tanta possibilità. E allora Don Raffaele ha parlato con la suora del convitto, diciamo, Sor Tommasina, e gli ha detto di tenermi lì con lei nel convitto. E praticamente io la mattina me ne andavo con la suora, perché mi faceva uscire, no? Mi faceva anche uscire e mi portava, come si dice, al loro convitto, sì. Addirittura io, sentendo quel profumo di fiori, quella gioia, la serenità, non lo fa suo. Certo.
Una considerazione, lei nella sua attività professionale, lunghissima attività professionale, ha avuto un momento anche di scoramento per un bambino che purtroppo non è venuto al mondo per tante altre ragioni. Si è sentita in quel momento anche un po' sconfitta, avvilita, amareggiata? Sì, certo. Poi quando c'era l'IVG, no? C'erano l'IVG, che quindi chi non voleva il bambino Certo. faceva l'interruzione di gravidanza. Quella è stata una cosa molto grave. Meno male che se ne sono accorti. Si sono ricreduti che fare quella cosa era molto Signora, una considerazione, non so se lei ci vuole rispondere. Si sta ancora parlando a distanza di tanti, quasi 40 anni, della necessità, forse dell'opportunità di modificare la legge nazionale sull'aborto. Lei cosa ne pensa? Io ne penso che non si debba fare. L'aborto è una cosa grave, interrompere una gravidanza, uccidere un bambino è grave. Una considerazione che è politicamente scorretta, quanto manca a Minturno un ospedale vero? Minturno veramente è stato forte perché io ero sola. Io abitavo in affitto qui a Mentone, lì a Mentone, e infatti mi è venuta a trovare la proprietaria di quella casa. Ha detto: "Ma tu da sola hai portato un nante in ospedale? Venivano ogni minuto a suonare alla porta, drrr, e tu correvi", perché era una continuazione, perché i parti allora in ospedale non ci andava nessuno le prime volte e quindi partorivano tutto a casa. Quando io sono andata all'ospedale di Mentù è stato veramente la mano di Dio, perché tutti quanti: "Marì, Marì, ha già partorito, vieni tu, mi raccomando, eh." Tanto ero sola. Certo. E io andavo, avanti e indietro, magari partorì, poi me ne andavo a casa. Non c'avevo la bicicletta, a piedi, me ne andavo a casa, lì vicino, e mi mettevo a letto. Dopo 10 minuti, magari mezz'ora, drrr, il campanello un'altra volta: "Marì, tengo i dolori." E andiamo. Una considerazione finale, non mi smentisca, è vero che il suo animale preferito è la cicogna. Per forza, sono io una cicogna. Grazie.